ragazzi, se anche voi volete supportarmi nello shop creatore, ovviamente come codice creatore, non lo ricordo mai perché comunque non è che sia una cosa molto molto importante. Il mio codice creatore è RIG, semplicissimo, basta inserirlo così, oppure addirittura maiuscolo, stessa roba, oppure con R maiuscola, anche maiuscolo vale uguale. Schiacciate accetta e mi supporterete per qualsiasi acquisto, che sia su Salva al Mondo oppure Battaglia Reale. E niente, detto questo, buona visione. E bello a tutti ragazzi, qua Righe che vi parla. Oggi siamo qui con un nuovo video, molto particolare perché oltre a mostrarvi una nuovissima arma 1-1 come da titolo e copertina, siamo anche qui per parlare di una cosa che potrebbe accadere molto probabilmente presto, ma accadrà sicuramente quando ci sarà il nuovo motore di ricerca Unreal Engine 5, perché ora siamo nel 4, che prenderà il posto esattamente del 4 e cambierà graficamente il game. Infatti c'entra proprio Salva al Mondo in tutto ciò, perché mo adesso andremo a spiegarvi nel dettaglio. Però prima vorrei mostrarvi la nuova 1-1 presa esattamente a 8 euro più tasse, quindi un totale di 10 euro spesi per questa bellezza molto particolare, ovviamente essendo 1-1 unica in circolazione. Ovviamente questa Paint Rain, nota dolente, in ossidiana, all'88, 4 stelle a livello 30, con i perk in questo modo, molto bello, leggendario, blu, leggendario, blu, leggendario, elemento energia, ma perché è moddata? Perché in questo caso c'ha eliminare i nemici con quest'arma può generare dolciumi curativi. Come vi ho sempre detto, come vi ho sempre ovviamente ridetto tutte le volte, quel perk fa solo ed esclusivamente parte della... comunque dell'arma che conosciamo tutti, che è la Matt Candy Corn. Quindi ecco, capite che è un perk, anzi un bonus, che non dovrebbe avere quest'arma qui, la nota dolente, a parte che comunque un'arma natalizia e non c'entra nulla questo bonus. Infatti rende quest'arma unica nel suo genere, non il bonus ma proprio la potenza e come è fatta. Per questo è 1-1 bonus, sia chiaro. Ovviamente molto carina, molto bella, e il prezzo, diciamo che io speravo in, tipo che ne so, in giro armi a basso prezzo, ma purtroppo mi sbaglio, cioè le armi purtroppo costano e ci sta. Comunque molto carina, ovviamente non starà qui in questo inventario, ma starà sul mio secondo profilo dove tengo tutte le armi moddate ovviamente che ci sono in circolazione, più le 1-1 full video. Ovviamente non la uso, non faccio più come tempo fa perché non avrebbe neanche senso, quindi la teniamo qui. Questa è molto, ma veramente molto molto carina. Ma ovviamente avrete aperto comunque anche il video, diciamo, per capire che cos'è che succederà. Sappiamo che Salva al Mondo ormai è un gioco perso, ormai è un gioco dato in mano a noi, un gioco che, se non è grazie a noi, ma io dico noi quando in realtà grazie agli inglesi, non sarebbe ancora in piedi. Infatti se è ancora in piedi tutto quanto il game eccetera è perché ci sono le armi moddate e le armi legacy. Fortunatamente comunque, diciamo che ho deciso di prendere questo stile di vita di game all'interno di Salva al Mondo esattamente 3 anni fa, quando nessuno in Italia non sapeva nulla di tutto ciò, di armi, mica armi. E allo stesso tempo cioè mi piaceva e mi piace ancora. Infatti se non avessi comunque smesso con Among Us, a parte che sarei andato da altre parti, ma Among Us sarebbe morto allo stesso tempo. Io invece no, sono tornato e fortunatamente ho ancora contenuto da portarvi. E spero comunque vi piaccia ciò che portiamo. Ormai da quant'è? Un mese che portiamo contenuti, quindi ci sta. Adesso è iniziato un nuovo mese, mi raccomando. Siamo quasi a 24.100 iscritti, iscrivetevi. Su, dai, volete la seconda parte, anzi la terza parte delle armi fake che sono state photoshoppate dagli inglesi? Ecco, arriviamo a 50 like anche in questo video, mi raccomando. Ragazzi, una notizia che potrebbe, diciamo, essere brutta ma allo stesso tempo bella, diciamo. Infatti, leggete qua, davanti a voi lo screen che comunque è stato fatto nel Reddit ufficiale di Salva al Mondo, che vi consiglio, a 504.000 membri e postano ogni giorno cose. Ovviamente potete postare anche voi, ma nei minimi termini, cioè nel senso devono essere cose adeguate, che sia, che ne so, un bug che volete risolvere
o sicuramente non armi, eccetera, perché lì si parla solo ed esclusivamente del vero game. E un utente che porta addirittura leaks su Fortnite in generale ha pubblicato questo post dicendo che verrà separato salva al mondo, i file di salva al mondo, da quelli di battaglia reale, così che comunque ci saranno due programmi differenti, ma allo stesso tempo nel programma di salva al mondo verranno reintrodotti molti file che derivano dalla Fortnite Alpha Builds. Cosa sono? È il vecchio game. Il vecchio game, io davanti a voi mostro qualche foto per farvi capire di che cosa si tratta. Vi ho mostrato qualche, comunque come vedete, degli standardi, ecco. Sono tutte cose veramente vecchie. E si parla comunque di un periodo ancora prima del gioco ufficiale per tutti quanti. Diciamo che era un po' una developer mod, ecco, diciamo. Solo ed esclusivamente per sviluppatori o per persone speciali, ma non speciali nel senso, in quel senso, ma proprio speciali che hanno avuto questo accesso anticipato, che ormai non c'è più l'accesso anticipato. Quindi ecco, la cosa bella è che ci dovrebbero riportare comunque con vecchie missioni, addirittura anche con vecchie armi, eccetera, ma è tutta un'ipotesi. L'unica cosa che sappiamo è che appena arriverà la Real Engine 5, che ormai se ne parla da una vita, ci sarà questo cambiamento, così che darà comunque anche dei benefici, ma potrebbe dare anche dei enormi problemi da rendere il gioco inutilizzabile. Adesso andiamo a vedere anche quali. Infatti ragazzi, leggiamo attentamente. Come vedete comunque dallo screen davanti, ovviamente tutto quanto tradotto, però comunque ve lo spiego al meglio. Niente più tempi di inattività dall'altra modalità che ci interessano. Qua parliamo delle buone notizie che ci sarebbero se ci fosse veramente questo cambiamento, ma che sicuramente ci sarà, perché qui non stiamo parlando di un'ipotesi, ma proprio di una scelta che ha già deciso Epic Games. Però sta aspettando di introdurre il nuovo motore di ricerca, anzi motore grafico, ecco, chiamiamolo meglio, che comunque migliorerà la grafica. Però allo stesso tempo hanno voluto fare questa divisione di giochi, rendendo comunque Fortnite salva al mondo proprio uno, cioè un unico game, e invece battaglia reale un'altra roba. Sicuramente la mia teoria però più brutta è che chiameranno Fortnite battaglia reale e salva al mondo senza Fortnite, diciamo, anche se è una cosa brutta, però chi lo sa, è tutta un'ipotesi, ripeto. Prossime buone notizie: niente più bug provenienti dall'altra modalità che ci comunque colpiscono, vuol dire che ci affligge, quindi che grazie a questa mancanza non ci sarebbero dei bug, quindi non ci sarebbe nessun problema, cioè ce ne saranno sempre ma minori. Una possibilità per salvare il mondo di sopravvivere alla conversione di Unreal Engine, quindi vuol dire che questo cambiamento potrebbe dare comunque una possibilità, come c'è scritto, di riuscire a superare questo cambiamento Unreal Engine, di questo motore. Unreal Engine è un motore grafico che serve per la, comunque effettivamente per la grafica, e ecco, non serve neanche spiegarlo, a parte che non lo so nel dettaglio, però avete capito. Questa divisione serve anche per impuntarsi proprio in ognuno dei due giochi, nel gioco Fortnite e nella modalità battaglia reale. Preferisco chiamarle così perché veramente Fortnite battaglia reale non è un cazzo, è solo una copia della copia della copia di molti battaglia reale, addirittura migliori. Quindi è una modalità. Fortnite è salva al mondo, e lo ripeto per i Fortnite kid che giocano solo a battle, quindi ecco, spero sia chiaro. Prossime buone notizie: non sarà necessario chiedere alla modalità dell'altra squadra di aggiornare il gioco. Quindi cosa vuol dire? Che se veramente ci fosse questa cosa, che ripeto ci sarà ma non si sa ancora quando e come sarà comunque questo aggiornamento, non sarà necessario chiedere a comunque salva a battaglia reale, in questo caso che non ci sarà più, di aggiornare il game. Quindi sarà solo ed esclusivamente degli aggiornamenti che verranno fatti quando sono necessari, tipo nei cambi evento, nei cambi di là e di qua. Potremmo tornare di nuovo ai vecchi aggiornamenti più veloci, quindi saranno aggiornamenti veramente speed, perché quello che veramente pesa è battaglia reale. Se veramente comunque dobbiamo pensarci, battaglia reale, tutti gli aggiornamenti, battaglia reale eccetera, sono tutti loro, salva il mondo non aggiungendo nulla, non pesa un cazzo, pochissimo, veramente poco. Ora possiamo ottenere hotfix più veloci, quindi si potranno comunque chiedere direttamente a questo team di persone che lavorano
che dentro Epic Games, che pensano solo a salvare il mondo, di risolvere bug oppure anche comunque aggiungere cose in veramente modo più speed, di chiedere adesso contatti a Epic Games, che adesso ci vuole una vita, ci vuole un giorno intero, capito? Addirittura non ti rispondono, è già successo. E come ultima cosa che potrebbe essere una buona notizia è che Epic ora potrà disabilitare le cose che presentano problemi. Quindi cosa vuol dire? Che senza battaglia reale potremmo stare... ecco, non ci sarebbero problemi. Un po' come è stato detto esattamente nel quarto punto degli aggiornamenti, eccetera, eccetera. Ricordiamoci che però con le buone notizie esistono anche le cattive, e queste qua bastano solo tre per dire che se veramente dovesse succedere una di queste cose qui, sarebbe un problema. Leggiamo la prima. L'assistenza ai cosmetici potrebbe interrompersi qui. Cosa vuol dire? Che i cosmetici è inteso outfit, quindi inteso le skin. Se sono bravi in quel che fanno, dovrebbero fare una roba che se tu ottieni un costume su battaglia reale automaticamente te lo conta pure su il programma di salva il mondo. Ma sicuramente lo faranno, perché devono. Se una persona vuole giocare con un certo outfit su salva il mondo, devono obbligatoriamente. Oppure oppure boh, perché se c'è scritto potrebbe interrompersi qui è una cosa, diciamo, abbastanza particolare. Il gioco potrebbe non entrare in un motore Unreal 5, Unreal Engine stiamo parlando, troppa grafica su salva il mondo, che effettivamente già mettere il ray tracing con una grafica veramente grande, cioè con una scheda grafica veramente buona a livelli alti estremi, fa laggare, e ve lo confermo, perché ieri ho provato a mettere ray tracing tutto al massimo e mi laghicchiava. Quindi immaginatevi mettere la Unreal Engine 5 con effetti visivi e robe assurde, perché ad esempio quando voi spaccate un muro, guardate, si rompe in questo modo, ma con la Unreal Engine 5 il muro, ad esempio quello di pietra, si sgretola, si distrugge tutto a terra, rimane il cumulo, cioè capite che figata. Stiamo parlando di cose, diciamo, di una grafica superiore a quella che abbiamo ora. E l'ultima cosa che, ripeto, è una cattiva notizia ed è la più brutta, è che potremmo non ricevere alcun contenuto, fermandoci qui. E se veramente succede, non avrebbe senso, a parte questo, perché i punti superiori delle buone notizie dicono effettivamente il contrario, cioè che possiamo ottenere hotfix e bugfix più veloci, potremo tornare di nuovo ai vecchi aggiornamenti più veloci. Quindi diciamo che la parte sotto, potremmo non ricevere alcun nuovo contenuto fermandoci qui, è una cosa un po' buttata lì per aria. Ma se pensiamo al contenuto, potrebbe essere aggiunta di nuovi mondi eccetera, che è un punto di domanda ormai da quando è uscito Montespago e non se n'è più parlato, quindi parliamo di anni. Se veramente un team di esperti di salva il mondo si mette con la testa lì a ragionare su cosa fare per questo gioco che ormai è perduto, ormai è morto come gioco, ormai i comandanti del gioco siamo noi, o meglio dire siamo gli inglesi, che fortunatamente producono e mostrano armi assurde e ovviamente qualcuna ci capita anche tra le mani, e questa è una cosa positiva, meno male. Però capite che il vero gioco è il vero gioco, cioè a me mancherebbe giocare al vero game. Ma fatto sta che comunque la modalità di salva il mondo, tempo fa volevano chiudere, proprio volevano chiuderla la modalità di salva il mondo, così da impuntarsi su battaglia reale. Un po' un errore come avevano fatto con Paragon, che addirittura c'è lo stendardo di Paragon in giro, non è più ottenibile visto che ormai il game è andato, non c'è più. Ora però salva il mondo ha fatto molto più successo di Paragon e molta gente ci shoppa ancora su salva, quindi dividere in due game secondo me è utile, perché loro innanzitutto non fanno più sforzi come facevano tempo fa e possono impuntarsi i due team per migliorare al meglio salva il mondo, così che comunque ora potrebbero anche ragionare di testa loro e non con un capo o qualcosa del genere, perché raga, ormai se il gioco veramente si divide in due, cioè sarà una figata, ragazzi, sarà una figata. Secondo me ci saranno un sacco di aggiornamenti, e se ascoltano la community veramente come va ascoltata, potrebbero aggiungere anche nuovi contenuti. Chi lo sa, ricordo, è tutta un'ipotesi. Io onestamente spero succeda veramente, perché tenere le due modalità insieme è una roba da pazzi. Ormai è un conflitto tra una modalità e l'altra, quindi è giusto dividerla. Però, ripeto, la cancellazione
è veramente improbabile e impossibile, giusto per darvi tranquillità. Non cancelleranno mai Salva il Mondo, quindi tranquilli. E niente, buon game a tutti, grazie della visione, ci vediamo stasera in live alle 21. E forse, non so se il tempo regge, farò forse anche una IRL fuori casa. Il video ovviamente lo vedrete dopo la IRL in caso, quindi mi raccomando like, iscrizione. Ci vediamo stasera live alle 21 e niente, qui di tutto, bella regà, e grazie della visione.